Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video, benvenute in un nuovo video haul tutto dedicato al DM. Ragazze, ho avuto la possibilità di passare in un DM italiano e quindi di sbizzarrirmi. Io ho conosciuto già i DM, insomma, come negozio, ho già acquistato da presso questi punti vendita, conosco già alcuni dei loro prodotti, ma solo per viaggi fatti all'estero. E solo con bagagli a mano, quindi sono sempre stata molto molto limitata nella scelta dei prodotti da provare. È capitata l'occasione di poterci andare fisicamente, quindi mi sono data un po' la pazza gioia, anche se sono stata brava, insomma, mi sono limitata, avrei comprato il mondo, però una bella spesuccia ce la siamo portata a casa. Questo è il bustone super super pesante del DM, appunto, e vado a mostrarvi tutto. Ho qui lo scontrino. Già, ebbene sì, e in totale ragazzi ho speso 53 euro quasi, però ho portato a casa veramente tante tante cose interessanti, sfiziose, che non vedo l'ora di provare, soprattutto di skin care e hair care. Partiamo subito. Allora ragazze, parto con due cose mangerecce. Manu, Chef Manu, ha trovato nel reparto, loro hanno, diciamo, un reparto anche biologico di alimenti, di integratori, di tisane. Chef Manu ha voluto prendere un bel pacco di muesli, questo qui. E questo qui ragazze è un muesli con 62% di fiocchi di avena integrale e 21% di mix di bacche essiccate d'agricoltura biologica. Uva sultanina, mela essiccata, grano saraceno, semi di girasoli, ribes, avena, orzo, insomma, un mix per utilizzarlo per fare lo yogurt, cioè per fare un mix, insomma, con lo yogurt. Il muesli, ragazzi, l'abbiamo pagato 3,89 euro e sono 750 grammi. Poi, sempre Chef Manu ha voluto prendere i semi di lino, li vedete con la mollettina perché li abbiamo già utilizzati ieri in una vellutata e io stamattina dentro lo yogurt. Questi qua li abbiamo pagati 2,89 euro per 500 grammi di prodotto. Un'altra cosa, e poi passiamo a tutti i prodottini del DM. Manu ha voluto stampare due foto che adesso faremo poi incorniciare, vi faremo poi vedere, perché c'era la possibilità lì in negozio. Io, talmente presa dai prodotti, neanche l'avevo vista questa cosa. Lui, mentre mi aspettava, ha stampato due foto che sono venute veramente molto molto bene, pagate entrambe appunto 2 euro e no, scusatemi, 1,50 euro. Ma partiamo ragazze, partiamo. Quanto sono gasata ragazze, perché si possono trovare dei prodotti veramente interessanti e prodotti buoni di skin care a prezzi veramente convenienti. Io ho già provato delle loro creme, dei loro prodotti appunto per il viso, e devo dirvi che hanno una buona qualità per il prezzo bassissimo che poi vi vengono a costare. Allora, parto dalle creme. Allora, ho voluto riprendere delle creme dell'alverde. Io ho già provato la serie, quella alla rosa. Questa volta ho voluto prendere quella al Q10. Ho preso sia la crema giorno, che è questa qui, sia la crema notte, che è questa. Sono i tubetti da 30 ml, se non sbaglio. Ve ne faccio vedere uno, tanto è identico, cambia leggermente il colore perché si differenzia tra giorno e notte. Quindi questa qui è appunto la crema in questione, sono, scusatemi, 50 ml, non 30 ml, e al verde, al verde, allora la crema da giorno 3,49 euro e la crema da notte sempre 3,49 euro con Q10, quindi è comunque un prodotto anti-age. Ok, ho diviso i prodottini qui davanti così ve li dico appunto per categoria. Continuando con il viso, ho ricomprato un contorno occhi perché sto per terminare quello che ho in utilizzo e quindi ne ho approfittato per appunto prendermi un altro di scorta. Questo è della Balea, è sempre della linea Q10 e vediamo la descrizione in italiano. Allora, è un Q10 crema antirughe per occhi con complessi Omega di 15 ml, rinforza e rassoda senza profumo, applicare mattina e sera.
Ideale anche come base make-up, ragazzi. Allora, questo contorno occhi della Balea, adesso ve lo dico subito. Allora, ragazzi, questo contorno occhi è venduto solamente 2,99 euro. Poi, sempre della linea Q10 della Balea, sempre ho preso il siero. In dei vecchi video vlog dove vi mostravo appunto la skincare, avevano dato che io non utilizzavo un siero, ho utilizzato durante sieri durante insomma l'arco della mia vita, però non lo utilizzavo costantemente. Ho deciso quindi, visto i prezzi fantastici che si possono trovare in questi posti, io vi giuro che sinceramente mi trovo molto bene con i loro prodotti. Diciamo che da DM potete riuscire a dedicarvi ad una skincare completa, rinnovandola tutta o iniziandola tutta, spendendo veramente molto poco. Quindi ho introdotto sempre un siero al Q10 della Balea, quindi è siero antirughe, formula altamente concentrata con complessi omega 30 ml, rassoda e rinforza rendendo la pelle liscia. Applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté, detersi. Ideale come base make-up, quindi questa qua io la andrò ad aggiungere alla crema notte e alla crema giorno, quindi applicandolo mattina e sera. Questo qui è un siero da 30 ml, vi faccio vedere come si presenta, così, con la pompettina appunto, l'erogatura a pompetta, e il siero l'ho pagato, ragazzi, 2,99 euro. Poi, sempre della linea Q10, ho voluto prendere queste ampolline qua, queste capsuline. Sono praticamente Q10 concentrato antirughe 7 capsule. Aumenta l'elasticità della pelle, attenua le rughe in profondità e rassoda la pelle. La vitamina E protegge la pelle dall'invecchiamento precoce dovuto all'esposizione dei raggi solari. Allora, io utilizzo prodotti anti-età, anche se non ho insomma rughe o rughe particolarmente segnate, ma l'utilizzo dell'antietà è consigliato all'incirca dai 25 anni in su, quindi io utilizzo già prodotti antietà, e mi piaceva avere una coccolina in più che non può far male, queste capsuline qui le avevo viste acquistare all'estero, proprio la gente andava proprio a carrelli, perché queste capsuline qua vengono 99 centesimi a confezione, ed evidentemente se le ho viste acquistare così tanto, magari male non sono neanche. Fatemi sapere se voi le avete già provate. Poi, sempre rimanendo tema Balea, sempre per il viso, ho acquistato un detergente viso da tenermi insomma di scorta. È l'Ultra Sensitive insomma gel, 150 ml, pelli sensibili e tendenti alle irritazioni, con bisabololo e provitamina B5 contro la disidratazione. Proverò anche questo prodotto. Vi dico subito il prezzo, 2,99 euro. Poi ho preso un peeling per il viso, quindi uno scrub per il viso in crema con olio di noccioli di albicocca, 75 ml, adatto a tutti i tipi di pelle. Da fare insomma una o due volte la settimana. È questo qui il prodotto in questione, visto che stavo finendo uno scrub sempre della Balea. Questa volta ho voluto riprendere Balea, ma ho cambiato tipologia, e vi dico subito che il peeling all'albicocca è venuto 1,49 euro, ragazze. Un'altra cosa della Balea, ragazzi, che ho voluto prendere è un'acqua micellare. Assomiglia moltissimo come sembianze a quella della Garnier, che sapete che utilizzo. Vediamo se poi è efficace anche insomma come lo è lei. Questo qui sono 400 ml di prodotto, mi sembra che venga 2,99 euro. Sì, 2,99 euro per 400 ml di prodotto. Poi passiamo ai capelli, ragazze, perché ho voluto comprare un po' di cosine anche per i capelli. Sono partita da shampoo e balsamo perché non li avevo mai provati, e con l'occasione che non stavo col bagaglio a mano ho voluto prendere confezioni un pochino più grandi per testare nuovi prodotti. Ho preso due appunto prodotti, uno shampoo, un balsamo della stessa linea. Li ho presi della Balea, e sono praticamente balsamo nutriente con olio di mandorla e profumo di vaniglia per capelli danneggiati senza silicone, dermatologicamente testato. Quindi ho voluto prendere questi prodottini qui da utilizzare appunto in accoppiata. Adesso ce n'ho altri aperti da poco, insomma, della Sunsilk. Questi me li tengo da parte e poi li proverò. Fatemi sapere se avete già provato prodotti per capelli Balea.
qui sotto la recensione, grazie. Poi non è finita qui per i capelli perché mi sono presa un po' di cosine, visti i prezzi comunque vantaggiosi, ho voluto prendere qualcosina per curare un po' di più appunto il capello. Ho voluto prendere questa qui che è una crema, si prende in questa, insomma fatta così, ed è un latte idratante per capelli al profumo di mango 200 ml, per capelli secchi e danneggiati senza silicone, protegge dal calore del phon e rende i capelli facilmente pettinabili. Formula idratante per il cuoio capelluto. Allora, bisogna massaggiarlo su capelli umidi dopo lo shampoo e non c'è bisogno di risciacquare. L'ho voluta provare, ragazze, e questo appunto latte idratante, questo qua l'ho pagato 2,49 euro, mentre shampoo e balsamo venivano 99 centesimi l'uno. Poi, altro prodottino per i capelli, ragazze, ho voluto prendere questo spray qui, sempre brand Balea. Spray lisciante per capelli 24 ore, un complesso a base di collagene, rinforza e protegge la fibra capillare. Spruzzare da una distanza di 20-25 minuti sui capelli tamponati e distribuire con un pettine. E poi procedere appunto all'asciugatura. Quindi sono curiosissima di provarlo. Questo qui è il prodottino in questione. E questo appunto spray lisciante. Lo spray lisciante per 200 ml mi è venuto 2,79 euro. L'ultimo prodotto per i capelli è appunto un olio, sempre brand Balea. Balea Professional Olio Ristrutturante ad azione intensiva per capelli secchi e danneggiati. È un 100 ml, formula leggera, non grassa, arricchita con olio di argan, nutre i capelli ogni giorno. Lo potete applicare prima di lavare i capelli per donare lucentezza oppure su capelli umidi. Curiosissima anche qui di provare appunto questo olio che mi è venuto 3,99 euro per 100 ml di prodotto. Poi ragazze, ho voluto prendere una crema per le mani perché insomma se ne ha sempre bisogno. Questa è una crema al latticello e limone 100 ml, dice che è ideale per mani secche. E niente, insomma, ho sniffato dopo che l'ho acquistata, insomma, ho sniffato la profumazione, sembra veramente, veramente buonissima. Questa qua ha un costo di 99 centesimi e questo è appunto il prodotto. Spero di riuscire a vederlo con la luce e sono curiosissima di provarla. E poi ragazze, terminiamo con delle maschere. Ho voluto prendere delle maschere in tessuto. Allora, ho preso questa maschera, sono tutte in tessuto, non sono in crema. Maschera viso con acido ialuronico, ideale per una pelle fresca e liscia. Lasciare agire 10 minuti e poi togliere la maschera. Ed è questa qui, le maschere vengono da un 99 centesimi a 1,50 euro più o meno. Poi Vital Touch, cioè una maschera questa Vital, che è maschera viso in tessuto per pelli mature. La formula arricchita con olio di argan, acido ialuronico e provitamina B5 aiuta a contrastare i segni dell'età, quindi è una maschera anti-age. Poi ho preso questa con avocado e miele, anche la confezione è bellissima. Maschera viso rigenerante in tessuto con estratto di miele e olio di avocado per pelle normale e secca, effetto lenitivo ed idratante. Lasciare agire per 15-20 minuti. Io ho utilizzato già delle maschere in tessuto della Balea, già conosco la loro qualità e sono veramente fantastiche. E io volendo le lascio anche una mezz'oretta perché tanto il panno è veramente molto imbevuto di prodotto, quindi non vi si secca assolutamente la pelle. L'ultima che sono andata ad acquistare è una maschera viso in tessuto al carbone attivo per pelle impura e mista. Ha un effetto antibatterico e previene le impurità. Una decina di minuti e poi insomma rimuovere la maschera. E quindi questo qua è l'ultimo prodottino. Logicamente poi ho preso anche qualche regalino da portare amici, insomma, per far provare qualcosina anche a loro. E sono veramente contentissima. Penso di avere un sorriso enorme di questo shopping perché finalmente ho potuto comprare tante cosine e testare prodotti che comunque, anche in quel minimo che avevo provato, veramente non mi avevano mai deluso. Quindi
spero di trovarmi bene con tutte le cose che ho acquistato, spero di avere presto la possibilità di tornare in un DM, così da, ecco, rifornirmi. Spero più che altro nell'apertura di un DM qui a Roma, perché sarebbe veramente una bellissima, bellissima cosa. Ma ancora aspettiamo Primark, quindi niente. E niente, vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se voi, che magari avete il DM più vicino, insomma, più accessibile, o acquistate spesso all'estero, avete acquistato tante cosine, se avete provato qualcosa di queste che ho comprato, datemi voi una prima recensione e vi farò sapere prestissimo come mi trovo. Mando un bacio grandissimo e se vi va, ci vediamo al prossimo video.